abbastanza degli. Se c'è qualcosa mi fermi, eh? Sì, sì. No, io ti dico anche se è buono. È buono, vai tranquillo. Va bene, va bene. È un po' tagliato da ovest. Andiamo a risalire quei 50 metri. Se può salire qua davanti 300, infatti un 360, 302,
adesso. Angelo, digli a Clemente che non c'ho il portafoglio, che tanto che vai in macchina guarda che non è caduto da qualche parte, lungo la strada, sennò sarà in macchina. È marrone! È buono, ma sbrigati perché fa... non durerà tanto. Thank you.
piedi sotto la vetta. Vediamo se riusciamo a riguadagnare il ricordo, più o meno siamo 93. Angelo è quasi pronto a partire. Quando poi scendi, vai dal ristorante Claudio, che lì un po' si sta, ok? Vai, vai! Vai, vai di là, vai di là! Peccato che non si sale quei 100 metri sopra, se no si potrebbe andare a agganciare poi di là da Spotone, così, siamo sempre qua.
la polizia oggi. Va bene, ci vediamo giù. Eh, 300 metri, si tengono i 300 metri. Al massimo si fanno 5-10 metri di più. Una visibilità pazzesca oggi, è limpido, l'aria limpida in un modo. Si vede fino a Punta San Pietro alla Spezia. Abbiamo un rapace che sta girando qua sotto in termica, ma mi fa il pelo di altro. Siamo sopra la residence e là!
di una debolissima dinamica c'è, giusto per mantenere la quota. Significante come dinamica, tutto sommato. Perdo quota, mantengo. Ok, allora ci avviciniamo alla pernice. Avanzamento 20 km.
credo. Della viaggio di atterraggio, perfetto, una bella brezzolina, teniamo la vela su. Oh là, così, e adesso ci giriamo, ancora là, sta ancora su. Perfetto, il volo terminato. Dunque, devo venire ai freni, andiamoli bene. Ok, grazie a tutti per l'attenzione.